Benvenuti al Senato della Repubblica Italiana in questa conferenza stampa che ha un titolo molto importante, il benessere e la longevità, quali strategie integrate per la crescita e lo sviluppo dell'accoglienza e della ristorazione nella regione Marche. Le Marche hanno una caratteristica importante, quella di poter essere la prima regione per un turismo accogliente, il cosiddetto turismo lento, ma che oggi le persone ricercano, quello che è un turismo enogastronomico, un turismo delle bellezze naturali, mare, montagna, colli, e un turismo che guarda i contesti artistici, un turismo che ha voglia di benessere, e quindi oggi vorremmo lanciare proprio qui dal Senato della Repubblica Italiana questo aspetto. Una terra meravigliosa, bellissima, che oggi deve avere quello che si merita. Per favorire lo sviluppo della nostra regione in termini turistici bisogna saper proporre e produrre contenuti su quello che è il nostro stile di vita, perché il nostro stile di vita è quello che poi alla fine attrae e crea i presupposti per un turismo consapevole, di profondità e volto a migliorare proprio l'esperienza delle persone che arrivano nella nostra regione. Quello che ci ha colpito maggiormente è il fatto che sono i giovani che stanno chiedendo le Marche, infatti abbiamo la fascia dai 28 ai 40 anni che sta chiedendo fortemente una presenza marchigiana, soprattutto su delle motivazioni molto interessanti legate alla natura, a tutto quello che è paesaggio, ma in particolare vogliono relax e diciamo un turismo lento. Il governo sicuramente ha messo in campo iniziative importanti per le Marche affinché si possano promuovere non soltanto le aree esterne ma anche le aree interne, le aree minori, quelle che hanno bisogno in questo momento di crescere e che sono anche più in difficoltà. Facendo crescere i borghi mettiamo in moto tutta quella parte legata all'identità del territorio, anche mettendo in luce l'enogastronomia, la cultura, i cammini religiosi. Le Marche offrono veramente tantissimo. Adesso bisogna semplicemente rimettere tutto in rete e cercare comunque di far crescere un territorio che già negli ultimi anni ha dato grandissimi segni di crescita.